Classe 1990, una grande passione ereditata dal padre, ora un percorso suo. La casa da immaginare, progettare, costruire, arredare è la sua mission. Stiamo parlando di Sharon Valentina Tonini, giovane professionista nel settore dell'edilizia, titolare dell'impresa Far Group. Siamo andati a conoscerla e ci ha raccontato cosa ama del suo lavoro. Una professione che resta artigiana, basata sull'ascolto e sul su misura. In realtà non c'è una svolta, credo sia stato un percorso. Avendo sempre avuto mio padre nel settore, ho semplicemente deciso di mettermi in proprio che era qualcosa di mio, con le mie mani, che potesse poi durare ed essere tramandato, speriamo. Appena entrata, il primo impatto è ci sono solo uomini, sono da sola. Invece no, andando avanti col tempo, conoscendo persone, aziende, anche collaboratori, le donne sono tante. Sono meno sentite, meno famose, diciamo, dei colleghi uomini, ma ci sono, esistono. Mio papà ha sempre fatto l'architetto, quindi è sempre stata la sua professione e io sono vissuta praticamente nel suo studio. Poi, avendo fatto il geometra come scuola, diciamo che è tutto andato naturalmente come percorso. Non ho mai avuto pensieri di altri percorsi. Questo è sempre stato il mio percorso che avrei seguito sicuramente. E niente, ho sempre imparato da lui a progettare, a capire che cosa vuole anche il cliente, perché prima del progetto tu devi parlare col cliente, chiedergli che cosa si aspetta, che cosa vuole, quali sono i suoi gusti, cercare di capirlo ed entrare nella sua mente per poi creare quello che sarà il luogo dove si crede, si spera, vivrà per molto tempo. Quindi deve essere una cosa familiare che gli piaccia e che quando entra a casa dice è casa. È un lavoro di squadra, è soprattutto un lavoro di squadra, perché sì, tu sai che progetti fai, però se non hai il team giusto non riesci a creare quello che tu hai in mente, che tu hai progettato, quindi è soprattutto un lavoro di squadra. Manca un tassello, non tornano le cose. L'artigiano è la base di tutto, senza i lavori manuali, senza il minimo dettaglio, non ci sarebbero le cose in serie normali che si vedono molto spesso. Invece tutto questo ha un'anima e è una cosa sua. Non puoi dire l'ho visto già da qualche altra parte. No, questo è qui, punto. Diciamo che non è molto, nel senso, non metto tutto il mio gusto, perché è giusto che incontro anche il gusto del cliente, però cerco di far coincidere il mio con il suo, in modo da creare cose particolari. La parola è particolare. Quando entrano in casa, guardano quello che è stato creato e rimangono estasiati. Vedere come loro sono felici di quello che tu hai fatto è una cosa indescrivibile.